Rami, sterpaglie e foglie non le devi assolutamente bruciare. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi capiremo come mai bruciare le sterpaglie e gli scarti di potatura non è una tecnica efficace per gestire il proprio terreno. Prima di tutto vorrei parlare brevemente di un concetto che mette in relazione uomo e fuoco, perché il fuoco è di fondamentale importanza per l'evoluzione dell'uomo, per cui noi oggi siamo affezionati al fuoco, ci piace, perché è quello che ci ha permesso di evolverci. Tanto che il fuoco, ad esempio fare un falò, è una questione anche culturale, tradizionale. Qui al nord Italia c'è una festività che si chiama il fuoco di Sant'Antonio, che viene fatto il 17 gennaio, dove tutti gli scarti di potatura, comunque del verde, della diciamo comunità contadina, vengono raggruppati e si fa un grosso falò. Tendenzialmente qui nei piccoli paesi ogni paese ha il suo falò e diventa un luogo aggregativo. Questo fa capire come il fuoco effettivamente per l'uomo è qualcosa di bello, che può essere aggregativo e può essere arricchente, per cui il fuoco fa parte della nostra tradizione, fa parte proprio della nostra emotività. Per cui quando si fanno dei video come questo, dove si tratta dell'argomento fuoco, spesso si ricevono sotto dei commenti un po' cattivi, ma che sono mossi non tanto da motivazioni tecniche, ma da sentimenti, il fatto che le persone irrazionalmente e anche in maniera un po' inconscia sono attaccati a questa pratica agricola, non per una questione razionale, ma più per una questione tradizionale. Però oggi vedremo come mai accendere fuochi nel proprio campo sia una pratica sbagliata, sia da un punto di vista agricolo sia da un punto di vista ecosistemico. Come potete notare alle mie spalle c'è il luogo dove io accendo il fuoco insieme ai ragazzi scout. Infatti non sto dicendo che non bisogna assolutamente farlo, si può evitare, assolutamente sì, ma allo stesso tempo quello che è necessario è essere consapevoli delle reazioni chimiche e fisiche che provochiamo e quindi anche i possibili danni per l'ambiente. Oggi vedremo i tre motivi per cui non bisogna bruciare gli scarti del verde, ma vedremo anche come smaltirli in maniera più intelligente e più efficace. Può sembrare un argomento di nicchia, ma non lo è assolutamente, perché questa, quella di bruciare, è una pratica molto comune, perché il nostro territorio è tappezzato da piccole realtà, piccoli frutteti, uliveti, vigneti, ma anche porzioni di bosco gestiti a livello familiare, dove lo smaltimento del verde diventa un problema e sembra essere l'unica soluzione quella di bruciare. Invece non è così. Il primo motivo può sembrare un po' semplice, ma non è da sottovalutare. La pericolosità nell'accendere un fuoco. Infatti ci sono fior fior di leggi, una regolamentazione severa nel quantitativo di legno che posso bruciare a seconda della quantità di terreno che possiedo, ma anche il periodo in cui eseguirlo. Ovviamente da evitare i momenti ventosi, dove il vento può proprio spingere il fuoco nel bosco, e anche ovviamente i momenti più caldi e più siccitosi. Quindi può essere un pericolo per l'ambiente, perché ci sono decine di casi documentati in cui da un piccolo falò si sono creati dei veri e propri incendi, ma può essere anche pericoloso per noi. È capitato anche a Gianni Morandi qualche anno fa di cadere nel fuoco che aveva acceso proprio per bruciare qualche sterpaglia. Il secondo motivo per cui non conviene bruciare riguarda la fertilità del suolo, perché le piante per crescere cosa fanno? Prendono i nutrienti dalla terra, per cui per costruire la loro struttura, il loro tronco, i loro rami, le loro foglie, prendono i nutrienti dal suolo. Se noi gli scarti del verde, per cui le potature, quei rami, quelle foglie che la pianta comunque è riuscita ad avere tramite i nutrienti del suolo, li andiamo a portare via, per cui anche semplicemente quei rami noi li andiamo a portare nell'isola ecologica o li andiamo a bruciare, li andiamo a perdere, quei nutrienti che prima erano nel nostro suolo, poi ritornano in atmosfera con la bruciatura. Per cui noi quello che dobbiamo andare a fare è riportare quei rami nel nostro suolo, così da aumentare la sostanza organica e addirittura aumentare la fertilità del suolo. Perciò dobbiamo smettere di considerare gli scarti del verde, i rami, come spazzatura, qualcosa di cui noi dobbiamo liberarcene, ma sono una risorsa, perché se li cippiamo e li distribuiamo sul suolo fanno un effetto pacciamatura, e noi la pacciamatura sappiamo che è importantissima. E in generale si può utilizzare anche ad esempio per il compost, e anche il compost noi sappiamo che è importantissimo, perché noi dobbiamo con questi scarti aumentare la sostanza organica presente nel suolo, così da avere un terreno più ricco di nutrienti,
più capace di trattenere l'acqua e soprattutto che col tempo, man mano che si decompone la sostanza organica, diventerà sempre più morbido, per cui ideale anche per le radici delle nostre piante. Ovviamente il cippato lo possiamo utilizzare anche come lettiera per animali, che dopo essere stato sporcato è anche meglio come fertilizzante per la terra. Il terzo motivo è ambientale, perché quando andiamo a bruciare andiamo a inquinare l'atmosfera, in primis con le polveri sottili, ad esempio il PM10, che va a incidere sulle nostre vie respiratorie, e in secondo luogo andiamo anche a liberare anidride carbonica, la CO2, per cui tutto il carbonio che era immagazzinato nel ramo, nei tessuti della pianta, che lei in anni aveva accumulato, quindi aveva preso dall'atmosfera e l'aveva messo nei suoi tessuti, noi andandolo a bruciare lo liberiamo nuovamente in atmosfera. Questo argomento è molto dibattuto perché molti dicono il bilancio è zero, perché quello che la pianta ha preso in atmosfera io lo vado a liberare, ma non è come prendere il petrolio e bruciarlo e quindi vado a prendere un carbonio che non era già presente in atmosfera. Questo è un argomento un po' dibattuto, però secondo me ha senso comunque tenere più carbonio possibile immagazzinato nei tessuti delle piante e nei nostri suoli. Voi dovete sapere che la sostanza organica, per cui il carbonio presente nel nostro terreno, varia. Ad esempio, un terreno boschivo ha anche il 10-15% di sostanza organica e la sostanza organica è composta soprattutto da carbonio. Per cui tutto carbonio che al posto di essere in atmosfera è nel suolo. Mentre i terreni coltivati hanno una sostanza organica che varia dall'1 al 3%. E quindi questo gap di 10% di sostanza organica dove è finito? È finito semplicemente in atmosfera. Per cui noi agricoltori dobbiamo avere l'obiettivo di aumentare la sostanza organica nei nostri suoli. Per il motivo detto prima, al punto precedente, quindi aumentare la fertilità del suolo e soprattutto aumentare il carbonio sottratto dall'atmosfera, perché i nostri terreni possono avere proprio questa capacità, sottrarre e stoccare CO2. Quindi come utilizzare gli scarti del verde? Come detto prima, l'ideale è tritarli. Dobbiamo avere a disposizione un cippatore oppure una trincia. Dopo che li abbiamo tritati possiamo metterli nel compost e quindi iniziare un processo di compostaggio e poi successivamente il compost somministrarlo sul nostro terreno, oppure lavorare un po' d'anticipo e metterlo direttamente sul terreno e utilizzare quindi il cippato come pacciamatura. In quel caso il cippato si degraderà direttamente sul suolo e andrà a contribuire proprio al terreno fertilizzandolo e allo stesso tempo facendo effetto pacciamatura. Se noi non abbiamo a disposizione un cippatore o una trincia e non ci interessa fare quel tipo di lavoro, possiamo creare dei cumuli, soprattutto se non ci troviamo in una situazione di giardino urbano, ma magari in una zona più rurale, più boschiva. Al limite del nostro terreno possiamo fare dei cumuli di legname. Questi cumuli col tempo si degraderanno e quindi col tempo spariranno. Ovviamente ci verrà qualche anno, ma nel frattempo cosa faranno? Saranno promotori di biodiversità, perché attireranno tutti gli animali che degradano la sostanza organica, quindi insetti, batteri, funghi che vanno a degradarla, e sono comunque tutti esseri viventi importanti per un ecosistema fertile, e allo stesso tempo può ospitare anche dei rettili, dei mammiferi, per cui anche organismi un po' più grandi. Un'altra pratica che possiamo utilizzare è la Hügel Kultur, che si tratta della creazione di un'aiuola rialzata dove coltivare. Qui sotto i miei piedi ci sono tonnellate di legname. Cosa ho fatto? Io qualche anno fa ho abbattuto degli alberi malati o comunque morti e quindi qui ho fatto prima uno scavo, ho messo una catasta di legna, ma tonnellate di legname, e poi ho rimesso sopra la terra. Così facendo io ho uno strato coltivabile, ma sotto ho legname che man mano si degrada. Ovviamente col tempo si abbasserà questa cunetta, rimanendo comunque sempre un po' rialzata, e tutto questo legname che va a marcire sottoterra porta nutrienti e soprattutto fa un effetto spugna, per cui quando piove trattiene l'acqua perché il legno si gonfia e poi la va a rilasciare piano piano, per cui è anche un metodo per irrigare molto meno le nostre colture. Rispondo a due critiche che mi potreste sottoporre. La prima riguarda le malattie, ad esempio bruciare gli scarti del verde per eliminare parti di pianta malata o comunque malattie presenti nel mio campo. Questo è un caso reale, potrebbe succedere, però solo se io ho veramente un'epidemia, una malattia diffusissima nel mio campo e per cui vado ad allontanare perlomeno la patologia. Non devo per forza bruciarla, posso anche portare ad esempio quel patogeno in un'isola di compostaggio, in un'isola ecologica, per cui non vado a decomporlo direttamente nel mio campo, ma non devo per forza bruciarlo. Però quello è un caso limite, perché noi tendenzialmente dobbiamo avere l'obiettivo di rendere il nostro suolo più fertile. Un suolo più fertile è un suolo con più sostanza organica, che per
permette di avere piante più forti e quindi più sane, che si ammalano meno. Se invece noi abbiamo l'obiettivo di sterilizzare tutto e rendere l'ambiente asettico, non ce la faremo mai, perché il nostro campo avrà sempre una presenza molto alta di funghi, batteri e virus che possono essere patogeni. Quello che dobbiamo fare è renderlo ricco anche invece di quei funghi, di quei batteri, di quei virus positivi, che vanno a creare un bilancio positivo all'interno del nostro campo e quindi non permettono proprio il propagarsi di alcune patologie. Bisogna capire qual è il male minore. E ovviamente sarebbe ideale allontanare tutte le parti malate delle nostre piante, però se allontanare le parti malate sta a significare il non apportare sostanza organica nel suolo, questo non va assolutamente bene. Se ci pensate, nel bosco succede la stessa identica cosa. Le piante crescono, fanno cadere le foglie, fanno cadere i rami e quelle foglie e quei rami ritornano al suolo, creano sostanza organica che poi fertilizza quel terreno. Per quanto riguarda i consumi, ci sono fior fior di studi che dicono che un cippatore che va a gasolio inquina meno l'aria piuttosto che bruciare un'intera catasta. Oltretutto esistono dei cippatori elettrici, per cui, soprattutto per chi ha un piccolo giardino, conviene prendere l'elettrico. Questo è un consiglio per tutte le attrezzature di giardinaggio, soprattutto nel caso, ad esempio, a casa abbiamo dei pannelli fotovoltaici e per cui la nostra energia è pulita. Concludo dicendo che ovviamente la cenere concima, fertilizza il suolo, ma in maniera molto minore rispetto a tutta quella sostanza organica che potremmo donare ai nostri suoli. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato interessante, sia stata una critica costruttiva e ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!